song for the broken hearted. Sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi danno il benvenuto all'edizione numero 136 targata WWF Civilization qui da Albany nello stato di New York per l'ultima puntata di Money in the Bank, ragazzi. Già, mamma mia, siamo subito, ragazzi, con un rematch o rematch, dipende dai punti di vista, sì, fra la nuova campionessa Teen Howard, che ha riconquistato il titolo contro una Kimberly che, oddio, non lo so se riesce stasera a rivincerlo, diciamo che nelle due battaglie è vero che c'è una questione di pareggio, cioè sono in pareggio, in parità, sì, però la vittoria di Kimberly a Payback è stata una vittoria un po' anche fortunosa, un po' fortunata. E quindi sì, infatti secondo anche me... noi quando l'abbiamo vista eravamo abbastanza... Ma sì, ha vinto, viziata però... un po' da un conteggio, secondo me un po' errato, sì. Però vabbè, comunque sia, questa sera avrà rematch dopo la sconfitta patita a Battleground, Davide. Sì. È solo che, ragazzi, io la vedo male. Dimmi pure che parto prevenuto, però. Vabbè, però dai, gustiamoci il match e vediamo. Poi se alla fine vincetina, l'avevi detto, direste, avevo detto, e vabbè. Ve l'avevo detto, capito? No, vabbè, a parte gli scherzi. Comunque stasera tanti match interessanti, perché anche il rematch per il titolo di coppia abbiamo. Sì. Poi sì. Cougar contro Romeo per il primo sfidante al titolo europeo, ragazzi, tra tre giorni. Dunque potremmo avere un grande match. Sì, uno dei due che esce da questo match contro Barclay farà il Madonna match, probabilmente. Eh sì. E poi il main event, Davide, il main event, cioè qualcosa... di classico ormai, sì. Un classico ormai, sì. Della WWF, però sì, l'abbiamo visto anche in pay per view, tra l'altro, giusto per sì però è un match interessante, perché comunque sia, sì, da sempre spettacolo, sì ovvero Roxton accompagnato da Chris Anthony, ovviamente, sì, che è diventato praticamente la sua ombra umana, sì. Cioè, detto papale contro Anthony Rayford, che non credo che mi devo spendere altre parole, credo che sappiate tutti chi è, accompagnato dal ex campione che ha voluto il rematch Money in the Bank, sì, Jack Adams, l'ha chiesto, sì, un po' proprio in modo brutto, sporco e cattivo. Eh sì, a quanto pare, dunque, vabbè, Adams vuole mettere
un po' anche benzina sul fuoco, insomma, vuole essere vicino a Rayford per accompagnarlo in questa gara, in questo match contro sì, anche per mettere pressione a Roxton, che cioè, non fa mica male comunque. Sì, sì, ora però andiamo al match, perché si può partire, ecco sì. Qui subito Kimberly che parte l'attacco, bello la carena, sì, sì. Subito Spock è cattivo. Sì, poi tenta di sollevare Tina, che però è bella grossa, eh. Sì, giusto un pochettino. Ecco. Oh, è veramente catch or super. Vabbè, ecco. Beh, Tina è bravissima. Tina... Qual è il punto debole di Howard, Davide? Non lo so. Kimberly... Cioè, forse le gambe. Oh, ci sono qui. Dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista psicologico? Beh, dal punto di vista psicologico è che secondo me si sente un po' troppo presa in causa quando gli dicono che non è una vera wrestler. Stavo dicendo la wrestler però ragazzi, però sta dimostrando che anche sul ring ci sa fare, di wrestling ci sa fare, sì. Quindi alla fine... Oh, Lucas Press, con sé sono 5 mesi che è in WWF e ne ha passati 4 come campionessa, quindi... Sì. Sì, diciamo che da quando è arrivata che campionessa. Sì. Mi hanno dato il titolo praticamente quando è arrivata. Tanto conteggio di uno. Conteggio di uno, sì, Davide. Perfetto. Ero un po' dubbioso. Diritti. Sì. Kimberly è partita benino, però. Sì, solo perché Kimberly in grana, non lo so. Appunto, Kimberly deve usare tante mosse, mentre Tina bastano, sì, poche. Tina bastano un una Kimberly, ciao. Una Tina che se fossi in Kimberly tu dove la colpiresti maggiormente? Se fossi in Kimberly? Sì, lo so che tu stavi già pensando a cose brutte. No, perché tu hai detto prima hai detto Tina, poi hai detto Kimberly, ho detto che senti questo. Sì, mi sono un attimo sbagliato, vabbè. Se fossi in Kimberly colpirei, no, più che altro la farei stancare. Ok, sì, ok. Però una zona prediletta per colpire. No, suplex, Tina non c'ha una zona prediletta. Forse le braccia. Se però dovevo dire. Chiudere la schiena. Io le braccia, perché guarda questi pugni che poi ecco qua. Oh, German suplex. Ecco. Rolling, ragazzi. Il rolling. Sì. I tre germano suplex in Tina. Femminile, sì. Germana, tre germana su. Germana, sì, giusto, è vero, hai ragione. Attenzione. Number one punch, posizione è quella, Davide. Oh! Mamma mia che ciao che castagna. Sì. No. Abbastanza. Uno, due. No! Non va. No! Beh, però un pugno devastante. Comunque sia Kimberly, non è che abbia subito tantissimo, lo so, però un cazzottone di Tina così. Qua ha voluto esagerare. Non era un 450 special, questo era proprio un 630 se non sbaglio. Una cosa del genere. Non lo so, non ho il goniometro sotto mano. Ma vabbè, attenzione a Kimberly! Kimberly se la alza. Reverso di DDT. Tina è un passo avanti. Anche se la di Sharon non l'abbiamo nominata, ma è lì, Sì, è vero. Hadouken, sì. Però Serenity non interviene. Se ne sta lì buona e dice: amica mia Kimberly, spero che tu vinca. Non posso far nulla. Distrugge Gino. Non che posso fare molto. Ma poi Serenity non parliamoci caro, è sportiva, quindi. Sì. Non è che possiamo aspettarci grandi attenzione qui, fitness deviata. Dai, ma Kimberly, ma cosa fa? Brava così. Bello. Prova di potenza, di Kimberly Jason, che sì, poi rialza la sua persona e poi il comeback. Di prepo violenza più che altro. Sì. Facebuster. Non so sì, perché stavo dicendo prepo eruttanza, però non so perché. Vabbè, quest'uomo l'abbiamo perso. Attenzione. Guarda che lavora. Sì. Il suo Kim Kick. E poi attenzione. Sì. Ecco qua sbaglia, continua, non puoi permetterti queste cose. Qua è un po'. Un po' arrogante, un attimo di stanchezza. Stanno facendo una passeggiata di salute. Però con Kimberly non puoi permetterti tutto questo spazio, questo tempo sprecato. Cosa fa qui? Scorpio Deadrop.
no, modificata, sì, sì, la sollevata, sì. E poi attenzione, oh, la spear se la prende, è finita, no. DDT, che contromossa di Tina Howard, no, se la carica, niente a fare, brava Kimberly. Oh, backdrop, sì. Beh, comunque queste due riescono sempre a tirare su un bel match, assolutamente, sì. Qui che fa Kimberly? No, no, gli dà della perdente. Kimberly non gli dà della perdente perché tu non hai, non hai il sangue da wrestler, da di, insomma, da lottatrice. Però, sì, però intanto ti fai proprio vinto, quindi Kimberly si sente già vittoriosa. La solleva, no? Mamma mia, che gomitata incredibile. L'ultimo espresso ancora. È finita. È finita, ragazzi. Però secondo me queste, diciamo, prese in giro da parte di Kimberly, attenzione, so, Dragon Sleeper. Dragon Sleeper. Attenzione. Non Kimberly. So se fanno bene. Oddio. Ma cedere, qui c'è Kimberly, cede. Su Kimberly cede. Torsione naturale, cede. Accede. Sì, mamma mia. Tina, guarda, infatti stavo dicendo che parole belle e cattive a parte di Kimberly, secondo me fanno arrabbiare Tina. Tina quando non ingrana, devastante, ragazzi. Comunque non voglio dire, te l'avevo detto, ma sì, te l'avevo detto. Vabbè, non era difficilissimo pronosticare lei. Sì, comunque Tina, ragazzi, cioè, è praticamente semi imbattibile. Sì, Tina è vero che solo, solo per uno small package ha sbagliato. E poi sì, il punteggio, ripeto, sì, un po' viziato, un po' così, insomma, quindi non so. Sì, sì, è vero anche quello, c'ha ragione anche quello. Ci può stare che una forte forte perda un match per quello che è successo, ovvero per uno small package, sì, eh? Sì, beh. Perché lì non dimostri, sì, che sei scarsa. Lì dimostri soltanto, sì, hai vinto, che l'altra, diciamo, di rapina. E che l'altra ha vinto di rapina, insomma, non è che ha dimostrato, sì, che tu sei scarsa. Poi è chiaro che i risultati, sì, la fanno da padrone, insomma. Però quello è normale e anche giusto, diciamo, alla fine. Quindi io non mi sento, per esempio, di dire che Tina Howard sia più scarsa di Essia Machida. No, no, infatti. Attenzione, backstage. Ascoltami, Ferrer. So come ti senti, ma credimi, dovremmo rimandare il nostro match. Fidati di me. Eh sì, perché Ferrer non si sembra stare bene. So che stai cercando di dirmi, ma non preoccuparti per me, sto bene. Sono Mr. Money in the Bank e devo dimostrare perché mi chiamo Ferrer e perché sono il futuro. Però stai cercando vendetta, lo so, Ferrer, ma se vuoi dimostrare le tue vere capacità, allora dovremmo rinviare il match. È la cosa migliore per te e per me. Ascolta il tuo maestro. Guarda, Stefano, sei il mio mentore, è vero, è una delle più grandiose superstar di tutti i tempi, ma non so, ma non sei né il mio dottore né il mio strizzacervelli. Sono Ferrer e sono pronto a farlo. Ok. Stefano non sembra affatto d'accordo, No, ma io avrei ascoltato Stefano, cioè alla fine dei conti. Cioè, anche Stefano comunque, cioè, con la carriera ha passato dei momenti simili. Sì, cioè, infatti lo comprende, Stefano lo comprende, lo capisce. Sì, ma appunto per quello, cioè, hai uno che comunque c'è già passato in situazione, ascoltalo, cioè, vabbè. Ma Ferrer, troppo... secondo me Ferrer non lo dà a vedere, però sta male più di quello che uno appunto pensa, capito? Eppure è orgoglioso, sì, sì. È orgoglioso, però è troppo orgoglioso. Sì, sì, infatti. E questa cosa secondo me stasera non so se gli porta una fortuna, Sì. Cioè, perché combattere tipo infortunato non è che ti aiuta moltissimo. No, e poi non aiuta neanche se vendere dal punto di vista psicologico. Sì. Perché non è così. Sì, perché pensa se dovesse essere schienato Stefano e non Ferrer. Cioè, come si dice, Ferrer. Ferrer, nonostante che è infortunato, non è stato schienato, e Stefano sì. Però quello ci dimostra come Stefano fosse influenzato un po' dalle condizioni di Ferrer. Sì, beh, anche quello, sì, ovviamente. Però ora vediamo che succede. Però vabbè, che guardiamo questi. Attenzione, c'è anche Scerrozza. Sì. Scerrozza che farà da manager a questo punto al sistema. Si stavo dicendo, la maestro d'orchestra. Delle spalle, guarda. Sì, cioè, diamogli una bacchetta, un copione, siamo a posto. Davide, posso farti una domanda? Ma Christopher Franz non sente caldo? È vero che era condizionata, ecco. Cioè, però, insomma, non è che... Sì, vabbè, aspetta, perché lui combatte anche con la felpa. Ho capito, però... Quindi, diciamo che lì sotto non è che si sta andando benissimo, e ci sarà 40 gradi lì sotto, più o meno. Mamma mia, cioè, più quelli che ci sono fuori. Comunque, ragazzi, titoli di coppia in palio, io non me l'aspettavo.
No, perché avrei pensato, ma scusa, mettere in palio in quel di Money in the Bank, visto che ci siamo. Sì, almeno anche perché così dai tempo a Ferrier di recuperare. Quindi, però... ma secondo me decisione irruenta di Ferrier, secondo me è stata questa. Sì, perché potevano aspettare 3 giorni, dai, 3 giorni. Vero, Sevendro non gliel'ha detto, però era, penso, inteso, era inteso comunque una settimana, dai, a Civilization post Money in the Bank. Beh, come... Sì, e anche perché... E se invece Ferrier volesse... Ha fatto così perché sa che non possono vincere, così si toglie di mezzo un po' Stevendro, tra virgolette, in modo che Money the Bank possa potrebbe incassare. Anche essere. Potrebbe anche essere. Ci potrebbero essere molte variabili comunque da questo match stasera. Il sistema che tanto è fresco, calmo e tranquillo, e tanto questi sono in 3 e gli altri sono in 2. E già partono, non dico in vantaggio, però. Sì. Vabbè. Gli Asgard Disaster che sono praticamente un Stefandrew e un mezzo Ferrier. Sì. Perché Stefandrew che si è subito nel Stefandrew non è Stefandrew non è più quello di un tempo, quindi no. Ragazzi, gli anni passano, È brutto sempre ricordarlo, però quella è la verità. Sì. Tanto subito sia di forza come Carassian Legacy. Io mi aspetto però tanto la Stefandrew oggi. Secondo me questa è la grande prova per dimostrare che non è finito. Capito? Anche se dall'altra parte c'è un Christopher Franzo che sembra praticamente sovrumano sotto ogni punto di vista, non sbaglia quasi mai le sue decisioni, no? Sì. Anche dal punto di vista intellettuale, no? È uno che sa anche sempre quello che fa. Giusto. E ricordiamo inoltre che quell'uomo lì brutto e cattivo che sembra un Power Ranger. Giusto per rimanere in tema, ha messo fuori uso anche suo fratello. Pensa un po' che bastardo che è. Poi a Natale ti voglio bene, John. Eppure immagino la cena. E John Pranzo, purtroppo, ragazzi, non sembra che torni presto. Comunque, potremmo anche aspettarci un nuovo general manager. Non so se verrà nominato a Money in the Bank, credo... però vedremo, insomma, penso che in serata ci faranno sapere, no? Spero di sì. Mi smash subito, sai che è cattiva. Christopher Franz, lottatore che poi non vediamo tanto in azione, nel senso che, paradossalmente, quanti match avrà fatto? Non ne ho la più pallida idea. Poi l'ha fatto però più comunque coppia. Ha sempre combattuto, sì, infatti. E diciamo che in coppia, a parte quello ad Extreme Rules, forse, dove ha combattuto veramente, negli altri ha sempre quasi fatto tutto Sears. Sì. Non per dire, però. Però il sistema comunque sia mi sembra una squadra, a parte il fatto che sono campioni, ma mi sembra una squadra molto ben collaudata. Dove sì, più che altro diciamo che c'è un leader. Sì. Cioè, io comando, voi due eseguite gli ordini. Detto come va detto. Sì, vabbè, però aspetta, ora Christopher è campione di coppia, non è che esce Ross, Quindi vabbè, sì. È lui che deve dimostrare anche sul ring il suo vero valore, perché non è che può far fare tutto a Andrew Sears. Pensi se questi tre del sistema vincessero tutte le cinture di Civilization? Io non mi stupirei. Anarchia totale. No, altro che anarchia. Oh, attenzione, dittatura. Sì. Oh, su. Cerca di indebolire Ferrier alle gambe. Christopher anche con mosse vecchie, con mosse old school. Comunque Christopher è parte comunque dell'old school, perché bello qua Ferrier. Non è che anche lui sia giovanissimo. Quanti anni avrà Christopher? 35 penso. Quindi vabbè, diciamo che nel wrestling non è dai. Non è della gioventù totale, però. Tanto Christopher qua è. Mi sa che. Sì, mi sa che qua Perry veramente. Brutta figura fino adesso. Vediamo noi invece! Bello! La classe, dai, la classe non è acqua, In giravolta, tra l'altro. E poi attenzione! C4! Anche se, vabbè, dipende dai punti di vista. Però guarda, c'è Shane. Come rompe le balle, peggio della pustola quando non mi viene neanche il termine, però vabbè, facciamo perdere. Tanto Stefandrew qua si perde, Stefandrew Ferry si perde un attimo qua. Cosa fa Shane? No, a me fa la sedia. Ah, che bastardo. Tanto c'è una sedia nel ring messa da Shane Ross.
Ma oh, parliamoci chiaro, comunque il sistema potrebbe anche farsi tranquillamente squalificare, quindi. Eh sì, attenzione backdrop qui di Sirzo. Oh, no, è caduto con la schiena bassa, con la bassa schiena più che altro, su quasi la sedia. Eh sì, quindi non so quanto gli abbia portato bene questo backdrop. Sì, comunque sia, solo chiunque che abbia fatto il coso, lo show, il programma, attenzione qui, chiunque abbia fatto questo maledetto programma, cioè questo show di odierno, doveva prevedere la presenza, no, di Sherrose. Bravo Giannino, bravo, bravo Giannino, che butta fuori la sedia. Ma è molto. Ma comunque io non voglio dire, ma se Sherrose avesse ragione sulle parole di Oddi, perché sbaglio cinque tutti i nomi. In che senso? Avesse ragione sulla. Quando ti ricordi quando ha parlato John Pranzo? Ah sì, sì, quando, che fatto sì, quando ha detto in poche parole che il pranzo era finito, gli ha detto no? Sì. Attenzione, oh, è qui! Machine, intanto! No, non ci credo! Non ci credo! Ma c'è Sherrose! Ma quelli sono in tre! Uno! No, sì. Dai! Shane distrae! L'arbitro va a far finta di contare, si distrae! Stefano interviene sì, attenzione Stefano! Oh, bello, 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 ginocchietta volante! Beh. Dai, mi stai dicendo, dai, mi stai dicendo, sì, in effetti, secondo me Oddi, boh, non è che mi convinca, cioè, molto, Io non sarei molto tranquillo, con Oddi, anche no, a Bassel Grande, che no, è stato mi hanno detto che Christopher Brand è stato multato, ma, scusa, ma per l'aggressione, no, al fratello, ma io dico, invece di spellerlo definitivamente, appunto, invece di sospenderlo, appunto, sì, almeno per un mese, cioè, giusto, ma no, ma pure due, ma pure due mesi, vabbè, cioè comunque attaccalo già manager, sì, infatti, driver, mamma mia, cioè qua non c'è, sì, non c'è legge, siamo tornati al tempo della WF. Uno, due, e tre. No, allora la differenza è che lì Boy Orton faceva la legge ma a modo suo, qua però non c'è legge, sì. Qua è anarchia. Sì, infatti. Adesso sì, un... diciamo che Boy Orton non, come posso dirti, è vero che era dittatura. Sì. Però almeno più o meno le punizioni le dava. Più o meno. Sì, diciamo Victor, che era molto a favore di Victor Orton, proprio il resto era equo. Attenzione! Oh, Whisper in the Wind! Sì, diciamo che era una situazione strana, però Boy Orton comunque si faceva più o meno valere, diciamo. Sì, sì, assolutamente. Ma è chiaro che... Invece qua Civilization, cioè... No, paradossalmente Civilization dovrebbe significare la nuova civilizzazione, e invece è sì, proprio opposto adesso. Sì, veramente, ci mancano solo i selvaggi. Sì. Cioè, praticamente poi ce li abbiamo tutti. Oh, Ferro il giunto! Mamma mia, va vuoto. Brutta prestazione di Ferro. Ma Stefano aveva ragione, perché non l'hai ascoltato, dico io, anni di esperienza. Qui Christopher ha detto qualcosa a Andrew Sears, sì, forse un possibile tag. Oh no, pedigree, mamma mia, è finita, mamma mia, ragazzi, è finita. Che non gli abbia detto di attaccare Stefano. Uno, andiamo. Due, probabilmente sì. Due. No. No, mamma mia, ragazzi, mamma mia. Si salva Ferrer, ma soltanto con l'orgoglio. Sì, ma Ferrer comunque non c'è nel match, ma parliamoci chiaro. Allora, parliamoci chiaro. È vero che sta facendo una buona prestazione comunque per un atleta infortunato, però... Allora, la colpa chi la dai se dovessero perdere? Cioè, la dai a Ferrer, ma Ferrer la dai... Cioè, Stefandru, vabbè, si arrabbia oggi, però domani, un altro giorno e tutto va bene. Perché io penso sì, che... Penso che non dobbiamo dare la colpa... Sì, la colpa per la disfatta, no? Sì. No, perché? Io non do colpa tutta a Ferri, però Stefano poteva anche essere un po' più... duro. Pugno di ferro. No, sei fortunato, non combatte. Oh, punto. Attenzione! Satanic Fly, dai, giusto. Sì. È più bello, dai. Sì. Dai, ci sta, incline al personaggio, dai, alla fine. Attenzione, però c'è Rossa. Oh, ma Giannino! Via, però! È subdolo. Ma che è? Purtroppo. Boh.
Secondo me, se nomineranno un nuovo general manager, io voglio che sia John. General manager, John Standard, non un bazzo. Oh, Neckbreaker! Vabbè, per forza John Standard, perché... Dai, sarebbe fighissimo, primo arbitro general manager. Attenzione, qui però penso che il match vada in game over. Oh, vabbè, qua è l'imitazione brutta e cattiva del fratello. Oddio. Lo disinstallano? Eh sì. Mi sa che è finita qua, Mamma mia, disinstaller del sistema. Pensa a caso, cioè disinstaller, ci sta anche benissimo. 1, 2, 3. No, 3! Mamma mia. E te che ti aspettavi dopo questa la mossa migliore della coppia? Mamma mia. Comunque ragazzi, cioè. Gli Asgard dovevano aspettare. Dovevano aspettare. Almeno Ferry doveva aspettare più che altro. Perché almeno avrebbero avuto qualche possibilità in più, Sì, però guarda qua, la loro mossa migliore. Veramente questa non lascia prigionieri. Veramente la mossa forse una delle più forti di sempre, Sì. Sì, perché comunque ti spiattella a terra con una powerbomb. Una powerbomb che è una clothesline in volo, quindi. Quanto maluccio lo fa. Sì. Mamma mia. Ora penso che siamo giunti al match tra Sally e Brenda. Attenzione però. Ehi, spegnete la musica. E tu Shane, che stai facendo lì fuori? Perché siamo qui stasera, ragazzi, non solo per mostrare quanto grandi siamo, ma anche perché ho un grande annuncio da fare. What? No, aspetta. Mi spiace, Sears, ma questo è un fuori programma. No, non dirmi che quello che pe. No, aspetta, che vuol dire? Ma di che stai parlando, Chris? No, oddio. No, non dirmi che ci avevo visto giusto, quando ho detto che prendeva calci in culo Sears. Te l'ho detto, sto per fare un grande annuncio e sai, io sono uno che mantiene sempre la parola. Andrew, ho trovato un tag team partner. Oddio. Ok. What? Ma ho già un partner, e quello sei tu. Shayna McGrady e Oliver Baston, per chi capisce. Insomma, ti ho trovato un... No, vabbè. Andrew, io sono tutto quello che vuoi, ma hai bisogno di altro, hai bisogno di mio figlio. Sì, perché Sheross sarà il tuo tag team partner. Vabbè. E da questo momento in avanti tu, Andrew Sears, e tu, Sheross, sarete i nuovi campioni di coppia WWF. Wow. Così a caso Christopher indice. Non è a caso, qua gatta ci cova. Qua secondo me Christopher ha pensato, ma io sono più forte di questi due, io sono il leader, comando io qua. Beh, che sia più forte non lo so, però che comanda sicuramente. Beh, Dio, che sia più forte di Sears e Shane non lo so neanche. Però è quello che comanda, Davide. Quello sì. Capito? E vabbè ragazzi, torniamo tra pochissimo per il match che vedrà Sally Emmett contro Brenda Carter. Siamo di nuovo con voi e qui c'è il fratellino di Brenda Carter. Guardalo, Ernestino Carter. Quanzi brutto però. Vabbè ragazzi, questo ci illustra, ci mostra l'arrivo di Brenda Carter. Però prima c'è l'ingresso di una svitata
che ormai non ci sta più con la testa. Ma io invece, no, aspetta, io voglio fare una domanda. Allora, perché il fratello di Brenda è così brutto? E Brenda non è che sia poi così tanto da buttare, quella non ci piace. Beh, può essere che è nato con dei problemi di, non so. Se è nato con dei problemi, questo ma credo problemi che fisici. Non ci siano anche mentali. Mentali e fisici. Quello non credo che ci siano. Io invece problemi Davide, nel notarlo. Davide, invece spero che Sally torni a essere la McDorian. Sally McDorian, quella di un tempo, che era anche forte sul ring. Non che Sally mette sì, anche, però... anche perché posso dirti la verità. Questa Sally è un po' troppo. Ti parlo onestamente da maschio a maschio. Un po' bastata. Fisicamente io preferivo la vecchia. Cioè, più forte, fisicamente comunque messa meglio. Che l'hanno fatto dimagrire dimagrito un sacco la quando sì, è vero. E vabbè, ci può anche stare perché. Nel capanno. Certo. Cosa ti immagini nel capanno appunto? E ferite, mamma mia. Mamma mia ragazzi, sì. Ecco qui invece l'ingresso di Brenda Carter, la cacciatrice di streghe. Sì. The Witch Hunter. Sì, certo. Come no? Vabbè. Vabbè, intanto abbiamo sentito prima Sally parlare con qualcuno. Sì. Credo Karen. Prima dello show. Non l'ha detto il nome, se non sbaglio. O sì? Sì, però ha fatto riferimento a... L'hai affrontata, quindi... A meno che non abbia affrontato una scopa a Brenda. Sally. Sì, penso proprio che comunque sia... Sally abbia detto un po' di parole. Io batterò Brenda, cosa che tu non hai fatto. Insomma, ti vergogni di mostrare quello che sei. Battuto, perché il primo match Brenda l'ha perso. No, vabbè, però poi ha perso gli altri due. Vabbè, quello è vero. No, gli altri due. Ha perso uno. Uno ne ha perso. Sta di uno ha perso. Però tanto basta. Vabbè. Cioè, il potere diciamo di Brenda è così forte. Sono 1-1 comunque. Lei e Karen. Quindi. Però forse tanto basta perché a quanto pare Brenda ha un potere sovrumano. Cioè, sulle teste altrui, Solamente altro. Sì, più o meno. Beh, comunque guarda, dai, non è malaccio Brenda, dai. A parte quel face paint un po'. Ti turba un po' nell'intimo. Prego il capello, però. Il taglio ti piace. Vabbè, il taglio non è un problema. Cioè... Perché non lo guardi poi? Non mi faccio dire cose che non devo dire, grazie. Vabbè, dai, ragazzi. Bel face paint per Brenda Carter, si può partire. Ci sono subito! Dei minori che ci guardano. Oh, mamma subito! Mia, ragazzi. E poi cioè, Triangle Choke. Stavo dicendo, quasi un Enziguri invece no. Brenda, ragazzi, è anche sarà anche molto fortunata perché è piccola lei. Cioè non è grossa Brenda. Sì, non è vero. E quindi queste mosse le segue facilmente. Cioè, diciamo che è piazzata il giusto Brenda, più o meno. Sì. Cioè, secondo lo standard femminile. Sì, neanche uno. Guarda, arti inferiori mi sembra anche abbastanza ben messa. Cioè non è che. Sì. Aspetta, non è che sia bassa, no? Però anche. Cioè, non è neanche alta, però secondo me sta messa anche bene fisicamente, ecco. Sì, sì, intanto sì. Sì, in confronto a Sally che sembra un gressino. Sì. Che praticamente. Rende chili e. Centimetri non lo so, però qualche chiletto in più lo rende. Sì. E non che. Oh, non che sia grosso come Debra, per carità. Non che sia come Teen Howard. Sì, ecco. Ecco, forse Teen Howard è un po' troppo grossa per essere una donna. Però. Vabbè, però lei viene dalla Federazione Arti Marziali Miste. Sì, quindi è normale sia anche un po' anche grossa, stare. Perché lì. Quindi sul serio, quindi. Certo. Sì, in effetti. Tanto. Sally che comunque. Ecco. Non dico che è partita male, però. Sì. Un po' male lo è partito. Ginocchiata devastante di Brenda che oggi vuole trasformare anche Sally Emmett. A quanto pare. Sì, Brenda che comunque non voglio dire, ma sta leggerissimamente dominando me. Insomma, Sally sta facendo ben poco, Davide. Sì, infatti, cioè, la vedo abbastanza difficile che tu riesca a battere Brenda. Attenzione, che fa Sally qua? Ecco, questo forse... bello! Bella! Questa forse può tornare utile, brava Sally. Sì, brava, prova, vediamo che fa. La mette all'angolo. Sì.
Mossa rischiosa. No, serie di calci. Serie di calci. No. Ah, gioca da piccolo. Eh sì, la posizione sì. È quella. Mamma Beccato. Mia, ragazzi. Beh, bel colpo qua, Brava Sally. Sì. C'è lo schieramento qui su Brenda Carter. Giornino. Uno, due. E niente. No, mamma mia. Comunque questa mossa fa un po' male. Sì, c'è sì. Un missile drop kick in faccia in corso non è che fa bene. Insomma. No, infatti. Poi gli vuole svitare la testa, Davide. Sally, sì. Non dico che sta lottando male, perché non possiamo dire, però non mi sembra così concreta. Sì, a parte che è partita malissimo col match, però nettamente si sta ricostruendo. Attenzione. Oh, vabbè, il big omaggio. Sì. Questo. Vediamo cosa si inventa qua. La tira. Niente, no, si becca una jawbreaker. Brava Brenda, brava Brenda. Che se la carica. Oddio. Mamma, che bello. Ma che mossa è questa? C'è un facebuster praticamente. Sì. Sì, quasi caricamento white noise con caduta in facebuster. Sì. Allora Sally qua reagisce con un pugno chiuso. Pugnato secco e cattivo. Il Giornino non l'ha vista, perché giustamente stava contando le pecore che saltavano la staccionata. E allora Brenda dice, vieni qua Sally. Oh, bello! Certo che comunque suplex. Sally pare veramente uno zombie, un misto tra zombie, strega, essere demoniaco. Io ti giuro, io quando la vedo sai che mi fa impressione. Sì, io Sally me la ricordavo diversa, cioè gnocca me la ricordavo anche, però vabbè, fisicamente messa, non dico da Dio, però messa abbastanza bene. Qui intanto c'è la kill shot. Ciao Sally, è stato bello, ci vediamo in un'altra era. Kill shot a segno, tutto a casa ragazzi. Vabbè dai. Sai lo schienamento. Uno, due, no. Va bene. Sally Abbott si ribella. Sì, come ha fatto? Non vabbè, lo so. Però. Ok, non. Attenzione, Body Slam. Sì. Ecco, brava Sally, ora però devi chiudere. Ma no, non perdere tempo. È innamorata. Già Brenda che se ingrana ti rompe. Qui se perdi tempo anche tu. Oh, ecco, qua. Brava così. La prendi in consegna e poi Gunbuster. Questa è una bella mossa, ragazzi, Ma sì, ha buone mosse. Cioè, non è che sì, è solo che e se cioè si perde un bicchiere d'acqua, oddio. Oh, power bomb. Con schieramento. Uno, due. L'aveva pasturizzata, ragazzi. Mamma mia. Subito sei che cattivo. Mamma mia, Sally, Brenda. Lo so che tu volevi fare una battuta sullo schienamento di Brenda, ma no, ci protegge. Assolutamente, grazie. No, assolutamente, non volevo fare quello. Oh, bello! Bello, bello. Insomma, Brenda, ragazzi, dominante anche. Oh, e poi. Oh, se la inzaina. Cosa si inventa qui? Oddio! Mamma mia. Questo è un neck breaker, Si è modificato. E penso possa anche chiudere qua. Uno, due. E tre. Mamma mia, l'ha distrutta. Sì. Non so come darti contro perché c'hai ragione. Non puoi. non posso dire altro. Cioè, tante promesse Sally e poi alla fine È facile parlare dall'esterno, no? Ora penso che neanche Sally si faccia vedere più tanto facilmente. Sai quando si dice troppo fumo e niente arrosto? Sì, ma io devo capire se Brenda abbia lottato in modalità cacciatrice di streghe e quindi cambio della personalità come ha fatto con Karen Blake, perché quanto pare con Karen l'ha cambiata adesso, no? Sì. O se ha lottato così tanto per lottare, perché dobbiamo anche capire se ha utilizzato le frecce velenose, quelle che ti fanno. Non so se mi stai seguendo. Ma lei cosa sta dicendo? Ma che cazzo? Cosa sta dicendo? Le frecce, quelle che ti fanno cambiare, tipo pozione pulisucco. Gesù! E vabbè dai. Pensate, gente che mi tocca lavorare. Non che capisce. Bello. Questo non capisce. Brenda Carter intanto. Ragazzi, intanto ricordiamo che ragazzi che Brenda Carter, Karen Blake e è vero, giusto. Ci è appena arrivato Sally Emmett. Sally Emmett, te c'è intanto qua, lo diciamo tra poco. Non sono uno di poche parole, ma stasera sono qui solo per dirti grazie, Apocalypse. Grazie.
Ti ringrazio perché noi lo volevamo così tanto. Tu, Mike, tu mi hai deluso, ma al tempo stesso, Apocalypse, ti sei scavato la fossa. Perché non è finita. A Money in the Bank, questa domenica, il tuo sangue verrà versato come polvere e le tue viscere come concime. Va bene. Perché domenica tu e Mike Emmett vi affronterete nel primissimo Misfit Match. Oddio, cos'è Misfit Match? Non ne ho la ed il tuo sangue dipingerà la via verso il futuro. E addirittura quanta cattiveria, ma si calmi. Allora facciamo le cose con calma. Allora stavamo dicendo Sally Emmett, Karen Blake e Brenda Everett-Carter saranno le tre partecipanti del Money in the Bank femminile di Civilization. Ok, così giustissimo siamo. Poi sì. Checo ha appena annunciato il primissimo Misfit Match. Non so di chi si tratta, sinceramente, non è che me ne frega tanto, sinceramente, perché mancano 3 giorni, quindi lo scopriremo tra poco. Ma perché lei è così brutto e cattivo? Lo scopriremo tra poco, insomma, quindi tra poco. Sì, ma non ammazzi così l'interesse dei poveri spettatori, cioè... Non ho ammazzato, anzi... Non mi interessa, ma perché? Che poverino! Anzi... Potrebbe essere anche un buon mezzo. Oddio, la Mike Emmett Apocalypse, non lo so. Con le premesse di Battleground non lo so. Vabbè, invece Battleground non è stato bruttissimo, dai. No. Però sappiamo che Mike Emmett è lento come un elefante che cerca di fare. Vabbè, non può pretendere un match veloce, no, quello no. Voglio 450 splash da Mike Emmett. Vabbè, chiedi troppo. Quando lo vedrò, io avrò finito la mia carriera da telecronista. Allora, mo che ho contatto Mike. È contattato, però me lo spieghi in qualche modo. Vabbè ragazzi, tanto torniamo ragazzi, sul ring. Vai. Alle cose serie, cattive, seriose e attuali. Perché Max Cougar, come abbiamo già detto prima, affronterà Romeo per il posto, diciamo, di primo contendente alla cintura di Lester Barclay. Bravo Davide. Ce l'hai fatta. Grazie. Dopo mi compro un gelato. Assolutamente. Cornetto, agila. No, sono allergico ai cornetti. Vabbè, una coppetta normale. Una coppetta, allora. Vabbè, Romeo, oggi Romeo e Cougar penso che terminino la loro rivalità, che penso che sia anche giunto il momento. Sì, anche perché comunque fra i due ci sono stati abbastanza dei dissidi anche a Battleground, sì. Quando hanno affrontato Ernesto Revesa, con la vittoria appunto di quest'ultimo. Sì, e poi Romeo ha battuto a Payback. Sì. Ha battuto Cougar, quindi possiamo dire che in fin dei conti Romeo è in vantaggio, e se dovesse perdere questo match secondo me non è che ci perde tantissimo. Non lo so, perché comunque stasera hanno un bel premio chi vince comunque. Sì, quello sì, però io penso che comunque Romeo si potrà anche rifare in futuro, ecco. Mentre Cougar se dovesse perdere anche stavolta. È vero che contro Mitchell Sheldon settimana scorsa abbiamo visto un Cougar un po' più attivo, un po' più cattivo pure, no? Vero, sì, quello sì. Quindi, però... saremo a vedere. Non lo so, perché Romeo non credo che sia Mitchell Sheldon, né fisicamente né come parco mosse. Vediamo, Cougar sul salto. Cougar con un calcione secco e cattivo. Oh, suplex. Se lo carica! No? Brainbuster! Suplex Brainbuster, sì. Uno. Comunque Cougar, ragazzi, sì, cazzo. Cougar sarà un rompiballe, vi starà sulle balle, però c'ha delle mosse che fanno paura, Sì, cioè, è vero. Non per dire, però. Oh, quanto qua gli spezza la gamba. Cougar è fatto malino, Perché non se riesce a rifarsi. Colpo. Oh, belli tu belli. Bravo, belli tu belli. Sì, bravo Romeo. Romeo deve correre, che ha buona accelerazione nonostante il peso, Sì, che poi non è un peso massimo Romeo, No, solo diciamo un peso medio-massimo. Medio-massimo, sì. Sì, più o meno. Sì, forse non proprio medio-medio, però... No, poco infatti, ci manca. Però. Allora, slam. No. No, l'ha fatto cadere di faccia. Mamma mia. Questo colpo. Sì, un face buster più o meno. Diciamo, modificato. Cougar comunque conosce un sacco di mosse, veramente. Ragazzi. Che ci possiamo fare? Cougar. Cougar non è possiamo Cougar, dirgli. Ce n'è uno, tutti gli altri non sono nessuno.
Eh sì. Lo fa correre. Oh, e poi Buster. Buster. Bella questa mossa. Romeo, però, se vuoi vincere, si dia una svegliata, figlio mio, perché sennò qua la vedo. Ecco. Oh, Cougar se lo carica. Che fa qui? Oh, White Noise. Sì. Forse non sì, proprio, forse una White Noise. Sì, una White Noise più o meno modificata. Sì, perché l'ha rilasciata alla fine. Sì, molto interessanti queste tecniche di Cougar oggi, Sì. Cougar che secondo me si è dato un attimo una svegliata, ha detto aspetta che amplio un po' il repertorio, perché sennò qua divento prevedibile. Tanto serie di gomitate alla zona del petto, quasi vicino al cuore tra l'altro. Sì. Romeo non riesce a contrattaccare, guarda. Cougar ha una difesa oggi. Mamma mia! Gli ha tirato una bracciata su. E questo è il vero Cougar. Questo è il vero Cougar. Gesù headbutt. E vuole già chiudere. Non ci credo. Ho testata, sai che cattivo. Second one. Romeo non pervenuto, mi sa. Non ci credo. È finita. Uno, due, no. Romeo, cioè, beh, d'altronde non poteva finire così il match, dai. Sarebbe stata proprio una brutta cosa per Romeo. Sarebbe sì, stata. Anche perché Cougar comunque ora come ora sta dominando il lungo e il largo, Romeo, Romeo si deve svegliare, si deve svegliare. Qui se lo carica. Oh, Cougar, che fa qui? No, diti, mamma mia. Un maestro oggi, Cougar. Sì, lo sta portando a scuola. Sì, non voglio dire, però. Andiamo. Dai, pugnazzo, sai che cattivo, lo tira su. E niente. No, toglie il cuscinetto, anche l'altro cuscinetto. Anche l'altro. Smonta il cuscinetto. Bro. Sì. Romeo adesso cerca di svitargli la testa. Cougar pensa a svitare i cuscinetti, invece lui prova a svitare la testa di Cougar. Ognuno ha le sue passioni. Ha layup bomb. Bella. No, non è alle layup, questa è il bullplex. Sbagli sempre. Sì, è vero. Che la layup è vero, è diverso. Perché sono simili. Sì, comunque. Sì, perché entrambi schieramente alle spalle. Vuol dire, quindi... sì, è la caduta che è diversa. Sì, il suo del driver è modificato. Sì. E poi attenzione. Con caduta quasi del tutto. No, non dirmi che finisce così. No, dai. Non dirmi che finisce così. Ma con la spiera. No. Con la rete. Mi ha preso. Che botta, ragazzi. Aiuto. Ed è finita qua. Mi sa che gli ha rotto il fiato. Romeo va contro Barclay. Uno, due. No, meno male. Mamma mia. Entrambi hanno dato hanno dimostrato comunque di avere delle accelerazioni pazzesche, ragazzi, Sì, Romeo, ragazzi, quando parte comunque c'è un, non sembra un treno merci, però più o meno ci mette la tutto il peso. Attenzione, qua. Power bomb. Mamma mia, col rilascio. Aiuto. Qua Romeo va a vincere, dai. Sì, non deve sbagliare adesso. Sì, Romeo che si è rifatto. Attenzione. La stessa mossa di Barclay. Questo è un insulto, eh. Vabbè, dai. Si può stare. Però io starei attento a insultare, perché non è ancora vinto il match, quindi. E infatti Cougar ne approfitta qua. Ginocchiata tremenda la zona. Uno, due. No, sta uscendo la mandibola. Per ora comunque sembra il match più combattuto della serata, Questo. Vabbè, non è che... Vabbè, anche il match per tiro femminile, secondo me. Il problema è che Kimber è durata poco. Però quel poco, secondo me, l'aveva fatto anche bene, Cioè, non l'aveva fatto male. Cougar lo deve esplodere. No. Romero dice no. Tu non mi esplodi. Uno sgambetto. Uno, due. No. Vabbè, Romero, però... Romero, anche tu pretendi... Cioè, era una sgambetto. Ma poi non si chiama sgambetto, dai. Pretendi di arrivare in cima con l'ascensore, Solo con lo stagio, sai come certa gente, anche se ci assomiglia poco. Attenzione. Cougar no. E Cougar secondo me è andato un po' in palo. Romeo, attenzione, power slam. No. Oh, bravo Cougar. Diti. E qua la vince la furbizia, secondo me, questo match. Sì. Lo vince proprio la furbizia. E forse Cougar ha qualcosa in più. E fate attenzione. Super backbreaker. Mamma mia, ragazzi, che legnata. E qua però qui sbaglia Cougar. No, perché vai a giustare? Vediamo un po' se Cougar penso che voglia eseguire la sua Secret One. Sì. E dopo che non vediamo l'Another One Bites the Dust, Segue pochissime volte ormai da parecchio tempo. Nome lunghissimo. Secret One.
con il passo ci in alto, insomma, con il saltello. Sì, ce lo scrivete. Uno, due e tre. E Cougar si prende la rivincita su Romeo. Eh beh, dai, ci sta, dai. Sono contento per Cougar, perché adesso affronterà uno che aveva già affrontato in passato, ovvero Lester Barkley. Finalmente, posso dire la mia, finalmente ha messo fuori la testa dalla sabbia. Sì, assolutamente. Ma ti ricordi dopo questo match, credo, che match, che titolo c'era in palio all'epoca, un anno e mezzo fa, quando TWF, se non erro? Sì, sì, che poi è entrato, è stato assorbito dal titolo All Star, però vabbè, questi sono dettagli. Mamma mia, tanto ragazzi, a Money in the Bank a questo punto. Sì, a Money in the Bank, Cougar contro Lester Barkley per il titolo europeo. No, perché ragazzi, non ero sicuro se avevano annunciato il match per Money in the Bank, infatti. No, un attimo di più. Ragazzi, questo posso dirlo, posso dire la mia, è un mezzo main event questo, Se non il main event. E vabbè, ragazzi, perché noi torniamo tra pochissimo, dai.